La vicenda risale ad una settimana fa, ma è stata resa nota soltanto ieri dopo il lieto fine. È sopravvissuto, anche se ha riportato dei traumi, il 90enne di Valdagno, soccorso nella serata di mercoledì 6 dicembre da carabinieri, pompieri e ambulanza dopo l'allarme lanciato da un vicino di casa della vittima di una caduta accidentale, poi trasferita all'ospedale San Lorenzo. L'anziano di Valdagno, parzialmente autosufficiente, che vive solo in un appartamento di Vicolo Paoli, era stato raggiunto al domicilio indicato nella chiamata da una pattuglia di carabinieri della stazione di Recoaro insieme ai vigili del fuoco. I militari della compagnia dell'arma, una volta avuto l'accesso all'interno, hanno trovato l'anziano riverso a terra in cucina. Nonostante l'età, l'uomo si dimostrava da subito vigile e cosciente, lamentando dolori in più parti del corpo. Era infreddolito, spaventato, ma è stato in grado di spiegare lucidamente cosa fosse accaduto. La caduta risaliva al giorno precedente. Dopo gli accertamenti, l'anziano novantenne è stato dimesso e ha potuto fare rientro nello stesso appartamento. Aveva riportato solo qualche livido e alcune lievi escoriazioni. All'uscita dell'ospedale, l'anziano ha subito voluto ringraziare tutti i soccorritori.